governo, salvo colpi di scena, sta per partire e con il governo partiranno anche i programmi. Il programma, non so se hai avuto modo di leggerlo, soprattutto Io quello. ho visto qualcosa, sì, cioè non so qual è, se la, non ho visto la versione definitiva, ma più o meno mi sono fatto un'idea. Ecco, secondo lei, il nuovo ministro della Sanità su cosa si dovrà concentrare? Il discorso è, il Servizio Sanitario Nazionale è un bene primario, importante, va modificato perché ha tradito in gran parte i suoi presupposti durante questi anni. Cioè, in altri termini, un servizio universale e questo è rimasto gratuito al punto di erogazione del servizio e questo non è più vero per tutte le prestazioni ambulatoriali e di laboratorio, perché si deve pagare dei ticket e questo è sbagliato. E quindi è diventata una sorgente di profitto per le regioni che non va bene, per gli enti che non va bene. La politica dei medici è stata sbagliata completamente e più in generale di tutto il personale è stata sbagliata perché si è emarginata questa categoria in favore di amministratori che sono per lo più economisti e quindi hanno una visione prettamente aziendalistica e economicistica del sistema che non è lo spirito del Servizio Sanitario Nazionale, ma è l'opposto. Si è Certo. trasformato in aziende questi ospedali. L'ospedale non è un'azienda, è un ospedale. Allora, tutte queste cose messe insieme esigono di mantenere il servizio, ma di ricondurlo alle sue origini, diciamo, ai suoi principi fondanti. A queste condizioni allora il servizio funziona bene. Oggi la libera professione intramenia che salva alcuni introiti per i medici che rabbercia un errore di impostazione che è stato fatto sulla libera professione, cioè di mantenerli inchiodati dentro l'ospedale per evitare che vadano fuori a fare la professione. Sono tutti errori di sistemi che io mi auguro vengano riconsiderati. Senta, ma diciamo tra le altre cose del programma di governo si parla di una cosa di cui si parla da tanto tempo, è quella di togliere la politica dalle nomine in sanità. Lei pensa che sia fattibile questo? Magnifico, se si riesce a fare, quello sarebbe uno dei pilastri importanti per ridare al servizio sanitario il ruolo. Cioè, la gente che sa quello che fa, invece che gente che non sa quello che fare negli ospedali, perché la direzione è data per via politica e non sempre considera il merito di queste persone, le capacità. Quindi noi vediamo delle robe poi orrende. Senta, un'altra cosa, lei ha parlato più volte della necessità di impostare il sistema non sulla cura ma sulla prevenzione. Se, lei infatti la sua diciamo, attività di ministro è stata improntata a questo, ma secondo lei si sta facendo abbastanza da questo punto di vista? Assolutamente no, no. Cioè è un segno di una mancanza di cultura dei governi regionali e nazionale che va corretto, nel senso che è giusto continuare a studiare come curare le malattie una volta che sono apparse, ma questo aumento di attenzione comporta un aumento di spesa enorme, perché i nuovi farmaci, i nuovi device sono molto più costosi del passato e quindi è giustissimo che si studi come rimediare ad alcune patologie, ma bisogna anche parallelamente evitare che queste patologie continuino a crescere. Allora, se non si blocca con una prevenzione intelligente, questa crescita, la spesa salta, cioè è insostenibile, Certo, ma ma non è già ora, non è a breve. E quindi è un obbligo strategico fondamentale capire che la prevenzione a basso costo è urgente, urgentissima. E se non si fa quello, salta tutto, certo. cioè si darà poco a tutti o niente a tutti.